Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Team Fortress 2. Questo era un momento poco serio. Ebbene, oggi tratteremo l'ingegnere. Allora, questa è la prima cosa che va fatta. Mettere il teletrasporto. Questo fa il coglione. Andiamo subito a vedere l'inventario. Allora, abbiamo il classico fucilazzo. Pistola a ripetizione, classica anche dello scout. Scusatemi. Una chiave inglese che serve sia come arma corpo a corpo che come strumento. Infatti noi avremo anche un PDA di costruzione e di distruzione, in cui sto bastardo pezzo di merda ci si è messo. Ok, mi sposto qua. E praticamente noi possiamo costruire delle costruzioni. Brutto figlio di puttana, ti vuoi levare? Stronzo, che cazzo. Oh, con quelle costruzioni noi dovremmo costruire delle torrette che ci saranno utili per la difesa di determinati punti strategici. Allora, partiamo subito prendendo questo. Oh cazzo. Scusatemi, eh. Dovremmo difendere determinati punti strategici. Scusate, ma questo è un momento di tensione. Stronzo, ma me l'hai presa idea? Vabbè, aiutiamolo. Stanno soccato noi, sono un po' poco scomodo. Ok, prendiamo. Le quattro costruzioni che possiamo fare sono il teletrasporto, che serve appunto per trasportare i nostri compagni di squadra nella mappa, appunto. Il dispenser, che distribuisce sia a noi armi, munizioni, vita e ferro. Infatti l'ingegnere ha a disposizione il ferro, che vediamo in basso a destra, lì dove c'è la chiave inglese. E appunto ogni costruzione ha il suo costo. La torretta 130, il dispenser 100, 125 il teletrasporto entrata e quello d'uscita pure. Come avete visto, ho messo subito all'entrata quello di... ho messo subito all'uscita della nostra base quello di entrata, e quello di uscita lo mettiamo in un posto nascosto. Ci facciamo il nostro dispenser e cerchiamo, colpendoli, di farli costruire più velocemente. Colpendoli inoltre, se abbiamo del ferro, lo useremo per far evolvere le nostre costruzioni. Le costruzioni sono elencate sulla sinistra e dice le due barrette, anzi la barretta col più che sta sulla sinistra vuol dire la vita di quella costruzione. E a parte che sto facendo, io devo fare il dispenser. E dice la vita. Se si rompe noi dovremmo avere del ferro e andarlo a riparare. E poi la torretta dice la barretta sopra dice le munizioni in mitraglietta, e quelle sotto i razzi. Solo quando saremo al terzo livello disponeremo oddio, sto parlando italiano per caso. Disponeremo dei missili. Ok, lasciamo fare alla torretta il suo lavoro. Intanto direi di andare a upgradeare. Dai, aiutiamo qua. Sta morendo. Bene. Possiamo sì anche aiutare i nostri compagni. Cazzo, niente da fare. Guarda, me la distrugge, eh. Guarda, me la distrugge, eh. Sapevo io. E niente, ora mi si sta rompendo tutto. Allora, riordiniamo un po' le cose. L'ingegnere è in grado di fare delle costruzioni. Queste costruzioni sono la torretta, che serve per la difesa. Dicevo, la seconda barretta è disponibile solo quando saremo al terzo livello. Infatti, ora aspettate, finisco di costruire. Quindi è disponibile solo quella della munizione a proiettile, non a missile. E sotto c'è quella dell'evoluzione, come fra l'altro tutte le altre. Oddio, sto parlando italiano di merda. Questa non ci si può fare niente. Speriamo lo uccida qualcuno. Il bastardo. Ci dobbiamo fare un dispenser assolutamente. Ecco, quando manca il ferro, cerchiamo di farci un dispenser il prima possibile. E poi non facciamo che restiamo a camperare dietro la nostra torretta bella bella. No ragazzi,
Allora, questa... Oh, buona munizioni, perché ovviamente se prendete le munizioni dai avversari caduti ci dà il ferro. Però avevo detto che devo costruire un dispenser, quindi non dilunghiamoci in chiacchiere e costruiamolo. E niente, teletrasporto uscita, così noi dobbiamo anticipare il nemico, cercare di andargli incontro e non permettere che questo ci vada ad attaccare le torrette, perché infatti la torretta deve essere l'ultima cosa che deve agire. La strategia è appunto quella di rallentare il nemico, togliergli più vita possibile. No! Cazzo! Guardate, eh. Vai che lo uccidiamo. Vai, dai, non riuscite. Ah, l'ho ucciso. Bene, è così dovete fare. Dovete proteggerle le vostre torrette, perché sennò è tutto un cavolo. Ok, questo grosso muore, quel demon pure, ora è ovviamente morto. 4, 3, 2, 1. Ok, mi sbuca da lì. L'altro ingegnere lì. Non abbiamo ancora costruito quello di uscita dalla seconda parte. E 4. Via. Sento Gona. Ok, ferro preso. Ok, a questo punto possiamo metterla anche qui, la torretta, che è un posto più figo. Sentry down. Critical. I medici per primi, ragazzi, i medici per primi. Beh, aiutiamola, sbrigati, costruisci, di stronza. Oh, tre grossi, è difficile questa. Ecco, abbiamo sicuramente perso. Dai, non ti rifugiare, imbecille. Cos'è il mio cazzo di teletrasporto? Si pareva. Niente, ragazzi, questo era l'ingegnere, classe di difesa per costruire torrette e costruzioni. È un ottimo, è un'ottima classe dal punto di vista difensivo, e che aiuta la squadra in un modo incredibile, sia per difesa, riesce a rallentare i nemici in modo, un ottimo modo, e riesce a agevolare gli spostamenti nella mappa, e appunto a non fare in modo che gli altri vadano a cercarsi le munizioni in giro per la mappa, perché magari con il dispenser le mette a disposizione. Beh, ragazzi, questo era l'ingegnere, da Clavapaone è tutto, ciao a tutti.